Buonasera amici sportivi, ben ritrovati con Goleada, ultima puntata, sedicesima in realtà dall'inizio dell'anno, ma ultima della pausa, della lunga pausa dovuta alle esigenze di sicurezza, perché dalla prossima settimana, dalla prossima puntata torneremo a parlare di calcio giocato, perché ormai è imminente il riavvio dei campionati dilettantistici, si gioca già in eccellenza, ma prossimo fine settimana ripartiranno anche i campionati dalla promozione in giù, e quindi oggi è l'ultimo spazio che ci prendiamo per fare il punto di quello che è accaduto nella prima fase di campionato. Stasera Focus Raggi X alla terza categoria, e presento l'ospite di questa sera che è il mister, allenatore dell'Athletic Tortoreto, Vittorio Cornacchia. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Vittorio. Buonasera. Una delle squadre che si sta benissimo comportando in terza, seconda al momento, ancora con degli scontri diretti da giocare. Mi diceva il mister, sono due le partite, i turni per completare il girone d'andata, e poi sarà un lungo comunque girone di ritorno, tutto da disputare. Saluto la regia curata stasera da Gianluca Iezzoni, e a brevissimo ci collegheremo anche con mister Pagellone, ormai lo possiamo chiamare così, Luca Salini, l'ultima della saga delle pagelle, ha iniziato dalla prima, seconda A, seconda D, seconda E settimana scorsa. Stasera doveroso il punto, le pagelle di Luca Salini, anche dedicate alla terza categoria, ne parleremo con lui, anche col mister qui presente. Ma io voglio dare il benvenuto ancora caloroso al mister, giovane mister Cornacchia, che stai ben facendo in terza con la tua Athletic Tortoreto in un anno difficile per gli ovvi motivi, però che comunque nella prima parte avete condotto, credo, come era nelle rosee aspettative della vigilia. No, sicuramente noi non ci siamo mai nascosti, siamo partiti fin dall'inizio comunque con l'obiettivo di fare un campionato di alta classifica e tentare di raggiungere quella promozione che negli ultimi due anni, per questione di pandemia, non siamo riusciti a giocarci fino in fondo. Quindi le cose sì, stanno andando bene, io ho ancora qualche rimpianto per soprattutto per la partita col Tossicia fuori casa, che abbiamo buttato via una vittoria che ormai era raggiunta, eravamo in vantaggio. Minuti, sì. Eravamo in vantaggio fino all'85esimo, abbiamo perso 2-1, e quelli spero che non saranno punti che a fine anno peseranno, però per il resto non mi posso lamentare assolutamente. Sì, mi dicevi quest'anno poi novità, perché tre promozioni dalla terza categoria alla seconda, la prima direttamente la squadra vincitrice del campionato, e due usciranno dalle semifinali playoff, che in realtà quest'anno saranno delle vere e proprie finali, se non andrà a per le lunghe con altre sospensioni. Comunque queste gare si dovrebbero giocare il 1° giugno, quindi anche in maniera non troppo in là con i tempi, per cui i tempi per portare a termine il campionato ci sono tutti. Adesso riprenderete voi sabato 12, vero mister? Noi giochiamo sabato 12, trasferta con il Cerchiara, che è 3 punti sotto di noi, quindi partita subito molto importante. Avvio importante, perché sì. Cerchiara e poi Atletico Teramo. E poi Bellante, un trittico decisivo, sì, tre scontri diretti. Siete allenati, preparati adesso in questa fase, soprattutto in terza. Chiaramente le squadre che meglio si sono comportate in questa fase potranno trarre giovamento. Sì, noi abbiamo avuto qualche problema, insomma, come tutti sotto il periodo di Natale con questa situazione del Covid, però appena siamo tornati nella normalità abbiamo ripreso ad allenarci normalmente, ci stiamo preparando abbastanza bene, quindi non dovremmo avere grossi problemi alla ripresa. Adesso assieme a Luca parleremo ampiamente anche delle altre squadre, soprattutto della vostra stagione, ma dimmi mister, cosa avete fatto sul mercato? Avete più o meno mantenuto l'ossatura di inizio campionato? Qualcosina si è entrata in uscita, però è cambiato. Sì, noi avevamo una rosa molto ampia, perché abbiamo una rosa di oltre 30 elementi, quindi non avevamo intenzione di fare grosse operazioni. L'idea era quella, giusto, se ci fosse stata l'occasione di prendere un qualcosa in più. Dopo siamo stati costretti a sopprire la partenza di Federico Tonelli, che ha deciso di lasciarci per andare a Controguerra. E quindi, siccome dietro eravamo un pochino più corti rispetto agli altri reparti, abbiamo fatto
un paio di innesti. Abbiamo preso Davide Di Renzo, che è un ragazzo del 2000, che giocava col Corropoli un paio di anni fa col Mister Michini. E poi abbiamo tesserato Sandro Zarroli, che è un esterno molto giovane, 2002, ex Alba Adriatica, e abbiamo tesserato Federico Pedicone, un difensore del 95, ha parecchia esperienza, ha giocato a Sant'Omero, Tortoreto, Favale, Santa Croce. Ci siamo un Può attimo dare mossi una così, grossa sì. mano. Benissimo, siamo in attesa di collegarci anche con Luca Salini. Eccolo qui, prontissimo. Buonasera, benvenuto Luca. Ciao Angelo, buonasera, saluto il mister Vittorio Cornacchia, Ciao Luca, lo saluto buonasera. Sappiamo calorosamente e gli auguro in bocca al lupo per la ripresa del campionato. la maniera certosina con cui prepari le tue pagelle, immagino che non avrai sicuramente lesinato dovizia di particolari anche in terza categoria, soprattutto aggiungerei in terza categoria. Sì, è un girone molto combattuto, molto equilibrato, con squadre molto forti, tra cui l'Athletic Tortoreto del Mister. E ne vedremo delle belle nel girone di ritorno, veramente. Ci saranno tante sorprese. E a mio avviso, qualche altra squadra potrà rientrare in zona playoff. Mi riferisco soprattutto al Tossicia, che potrà dire la sua, a mio avviso. Mentre invece per quanto riguarda le prime quattro, credo che il trend è abbastanza consolidato. Però comunque, Gianluca, devo prima dire che con scusa Luca, questo Gianluca, prima campionato. di vedere le tanto attese pagelle, se riusciamo diamo un'occhiata alla classifica reale, perché così ecco, partiamo da quelle per poi andare a dare un po' quelli che sono i giudizi un po' più costruiti. Allora, 2 giornate a termine del girone d'andata, questa è la classifica che mi raccomando l'Atletico Teramo, una sola lunghezza su voi, Atletico Tortoreto. E il Bellante, e voi ce l'avete tutte e due, insomma, nelle Sì. prossime 3 giornate avete giocate contro la quarta, la prima e la terza, Sì. quindi tutto in poche settimane, tutto o quasi tutto. Anche la Dranus, squadra che aveva fatto tante vittorie consecutive Ha nella una prima partita in parte, meno. una partita in meno, grazie Vittorio per ricordarlo. 26 Tossicia, poi ne parleremo, un'altra squadra che potrebbe comunque rientrare molto molto attrezzata, partita in ritardo quest'estate, e poi insomma tante altre squadre. Qui non c'è la lotta a retrocessione, quindi che possono comunque tranquillamente poi giocare il girone di ritorno. Luca, vediamocele queste pagelle. Sono curioso. Io qui ho i classici titoli, 16 squadre. Dividiamole in quattro blocchi da quattro. Partiamo come sempre facciamo dalle quattro squadre che adesso sono in testa. Hai dato un 9, quindi ti sei abbastanza tenuto in base alle posizioni di classifica, almeno per quello che riguarda i piani atti. Atletico Teramo, voto 9, la squadra è forte, ma occupare il primo posto è sempre difficile. Sì, diciamo che la squadra è molto competitiva, hanno allestito un organico attrezzatissimo per la promozione diretta, però ovviamente primeggiare è sempre difficile. Poi comunque la società si ritiene molto soddisfatta di questa prima parte del girone di andata, soprattutto per quanto riguarda non solo l'aspetto, diciamo, dei risultati, ma anche per quanto riguarda lo spirito di squadra che si è creato, la solidità. E anche per quanto riguarda lo spirito di solidarietà che si è creato, diciamo, in squadra. Tant'è che comunque l'Atletico Teramo mira soprattutto, oltre, diciamo, all'aspetto sportivo, a raggiungere risultati importanti anche per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, della solidarietà e quindi il mondo del sociale. L'Atletico Teramo ha la seconda. Ha fatto 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e ha il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa. Quindi veramente risultano da soli. Sul mercato non hanno fatto acquisti se non diciamo, la sostituzione di qualche ragazzo che è andato via perché giocava poco,
è stato rimpiazzato appunto da altri giovani messi in rosa, però il gruppo base, il gruppo squadra è rimasto, diciamo, fondamentalmente lo stesso. Il loro obiettivo era di fare un campionato di vertice, lo stanno facendo e hanno tutte le credenziali per restare primi fino all'ultimo. Vittorio, la classifica è cortissima là davanti, ma sostanzialmente si è meritato il verdetto, anche se di pochissimo è giusto che l'Atletico Teramo sia davanti a tutti, secondo te? Sì, è giusto, secondo me, quando tieni un passo del genere i numeri non mentono, cioè hanno avuto un passo strepitoso finora, quindi sicuramente meritano di stare davanti, come secondo me comunque la classifica finora rispecchia quello che è stato l'andamento del campionato. Allora, subito adesso apriamo la parentesi Atletico Tortoreto perché è la seconda, come in classifica anche nelle pagelle di Luca, 8 e mezzo, squadra giovane ricca di talento, segna tanto e subisce poco. Luca. Sì, innanzitutto mi complimento ancora con il mister. L'Atletico Tortoreto è una bellissima realtà, una squadra giovane che segna tantissimo, tant'è che nell'ultima partita hanno vinto 6-1 contro il Real Pineto, hanno il miglior attacco con 52 reti e la seconda miglior difesa, quindi cosa aggiungere? È un campionato veramente di altissimo livello e soprattutto, diciamo, prima il mister faceva riferimento al loro rammarico per quei punti persi. Diciamo a Tossicia, però comunque si stanno mettendo in mostra tanti giovani di belle speranze, veramente, e questo rappresenta un motivo di grande orgoglio per la società e anche per il mister. Quanto agli acquisti di nuovi acquisti di mercato, il mister li ha riferiti poc'anzi, non so se faranno qualche altro colpo, questo magari come dirà il mister. Comunque un campionato di altissimo livello e a mio avviso se la giocheranno fino all'ultima giornata per il primo posto. Sei d'accordo con l'analisi di Luca, Sì, mister? innanzitutto lo ringrazio per i complimenti. Allora, per quanto riguarda altri colpi di mercato, vi dico che cioè, ci abbiamo provato a fare due colpi grossi di giocatori di categoria, tutt'altra Era nei categoria. vostri piani o perché erano occasioni che si erano. Si erano presentate due occasioni dopo, per un motivo o per l'altro, non sono andati in porto, quindi per adesso penso che non faremo altro. Poi sì, no, il nostro progetto comunque è fondato su una squadra molto giovane. Siete la prima squadra di Tortoreto, no? L'unica. L'unica, prima, non la prima era Sì, sì, un. sì. Insomma, al Siamo. momento siete di una realtà così comunque grande. Siete la prima e unica squadra di Sì, Tortoreto. e ci fa piacere il fatto che adesso finalmente, il primo anno non ci avevamo avuto tanto seguito, adesso finalmente ci cominciano a venire dietro, la domenica quando giochiamo in casa c'è parecchia gente, ci seguono sui social, ci fa piacere, insomma. Diceva Luca, squadra molto giovane, sottolineava quello, ecco, di alcuni ragazzi che stanno mettendo in mostra anche grazie al tuo lavoro. Sì, una squadra molto molto giovane. In alcune partite siamo scesi in campo con ragazzi del 97 come i più vecchi in campo. Giochiamo comunque costantemente con 2-2001, con 2-2000. La squadra è molto molto giovane, però c'è tanto talento e la cosa che mi fa più piacere è che in questo percorso insomma, questo è il terzo anno. In questo percorso c'è stata una netta crescita dal punto di vista della mentalità, perché una squadra comunque così giovane può far fatica da quel punto di vista. Invece quest'anno, al di là della partita di Tosticia, la prestazione e la mentalità non sono mai mancati, neanche nella sconfitta di Atri. L'avete fatta sempre, assolutamente. L'obiettivo è quello di, comunque, di quantomeno di stare lì in vetta fino alla fine, di giocarvi le vostre possibilità, immagino. Sì, io penso che per come si è messa la stagione sarebbe un peccato non arrivarcela a giocare fino alla fine, poiché sia una promozione diretta, sia il dovercela giocare nella finale playoff, questo poi lo dirà il campo, però secondo me è il minimo che in questo momento dobbiamo raggiungere. Esattamente, esattamente per quello che è stato il vostro percorso, no? Di crescita costante che adesso vi porta ad essere una delle regine del campionato, no? Le 3-4 squadre che stanno ormai hanno creato anche un solco nella classifica. Eccolo qui, lo vediamo perché comunque fino al Tossicia, ecco, diciamo 2-4, 6 squadre, sono 6 squadre che si giocano i tre posti.
voi avete al momento qualcosina in più su tutte le altre, anche se poi sarà soltanto il fattore campo, no? A avere il vantaggio tra una seconda e una quarta rispetto che una quinta, no? Il fattore campo della semifinale, della finale, certo, play-off. Fa anche il poterla chiudere magari in parità, perché parità dopo i tempi supplementari. Dopo i tempi supplementari, comunque arrivarla a giocare fuori casa e con l'obbligo di vincere per forza può essere un peso. Esatto, esattamente, quindi i punti in campionato hanno il loro peso e come. Dopo l'Atletic Tortoreto, Luca ha segnalato credo due squadre, no, una squadra, 8,5, voto 8,5 del Bellante 1958, la vera rivelazione del campionato. Quindi per Luca la rivelazione è il Bellante. Sì, signor Angelo, che il Bellante è una squadra che non pareggia mai, ha fatto 11 vittorie e 2 pareggi, e vanta la miglior difesa insieme a quella dell'Atlanus. L'ultima partita ha vinto contro il Castelli, a mio avviso è la rivelazione, perché anche ascoltando, diciamo, i componenti della società mi hanno detto che il loro obiettivo era di fare un buon campionato. Adesso però si trovano a meno uno dalla vetta, il loro obiettivo è vincerlo il campionato, tant'è che hanno fatto degli acquisti importanti nel mercato invernale, soprattutto hanno preso l'attaccante Sette Case Michele, che è un ex Montorio, ha giocato parecchio nell'eccellente siciliana. Con questo giocatore potranno fare anche il salto di qualità in attacco e sono veramente competitivi. E in più hanno preso Rampa dal Teramo, Stazione, e hanno preso Di Ottavio Francesco, che praticamente è dal Sant'Omero. A mio avviso è una rivelazione, proprio perché comunque l'obiettivo iniziale non era quello di trovarsi nei piani alti, ci stanno riuscendo alla grande, quantomeno in zona playoff penso che ci potranno rimanere fino alla fine, a meno che non ci sarà la sorpresa finale. Mister, l'avete incontrato la prima di campionato, no? Bellante, che squadra era, quanto è cambiata e che impressione ti ha fatto? Allora sì, noi li incontrammo alla prima di campionato, quindi comunque sono delle valutazioni un po' differenti per entrambe le squadre. Noi avevamo molte assenze, loro li avevo trovati un pochino in ritardo di condizione, vincemmo 2-0, obiettivamente fu una partita abbastanza tranquilla, cioè non subimmo nulla, però dopo loro hanno avuto una grossa crescita. Io non ho avuto più il piacere di vederli giocare da quella partita in poi, però sono stati tra i più costanti, hanno messo in difficoltà tutti e soprattutto prendono pochissimi gol, cosa importantissima in tutte le categorie. Allora scendiamo, ma rimaniamo comunque in una zona nobilissima della classifica. Voto 8 al Cerchiara. Mister Lucci non si smentisce mai, Cerchiara è squadra difficile da affrontare e sconfiggere. Questo è anche un monito per l'Atletic Tortoreto, che l'affronterà sabato 12. Luca. Sì, il Cerchiara guidato da mister Lucci, che è un mio caro amico che saluto, è una squadra difficile da battere, proprio perché ha fatto 9 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. L'ultima giornata ha pareggiato in casa dell'Atletico Teramo per 1-1, quindi in casa della capolista, quindi è veramente difficile da battere. Sento spesso il mister Lucci, il quale, diciamo, che mi ha messo in evidenza un po' di problematiche relative, diciamo, questo stop forzato, che penso che siano un po' le problematiche di tutte le società. Comunque loro hanno ripreso ad allenarsi da un po' di giorni, però sono sempre contati agli allenamenti, e quindi mi faceva presente alcune difficoltà legate a questo aspetto. Sul mercato hanno preso un campista e in più hanno preso Gimignani, che è un attaccante proveniente dalla prima categoria e che a mio avviso potrà far fare anche un salto di qualità in attacco alla squadra di mister Lucci, che alla ripresa, come diceva prima mister Cornacchia, affronterà l'Atletic Tortoreto in quello che sarà il big match della domenica, del sabato, se non erro, perché giocate sabato, in anticipo. Mister, l'hai studiato sicuramente un minimo. Sì, no, li ho visti giocare diverse volte, poi conosco bene il mister Lucci, anche perché ci ho fatto il corso allenatore insieme, quindi lo saluto peraltro. Sono una squadra, io l'ho sempre definita già 2 anni fa, una squadra di categoria,
perché magari non sono spettacolari, però stanno sempre sul pezzo, sono messi bene in campo, sono rognosi, è difficile fargli gol, soprattutto in casa è un fortino il loro. E poi comunque col cambio allenatore secondo me hanno guadagnato ancora qualcosa in più, perché già 2 anni fa erano una squadra di vertice, adesso stanno facendo un grande campionato. Eh sì, poi la vittoria anche in casa dell'Adranus è a testimoniarlo. Veniamo proprio all'Adranus, che è fuori da queste prime quattro, incredibilmente. Torniamo indietro di un paio di mesi, sicuramente era la squadra da battere, probabilmente insieme all'Atletico Teramo, nella primissima fase del campionato. Adesso, Luca, hai dato l'Adranus su 7,5, inizio straripante, poi ha avuto qualche battuta d'arresto, come la sconfitta casalinga contro il Cerchiara. Sì, ho dato 7,5, che era un ottimo voto. Diciamo che comunque l'Adranus deve recuperare una partita contro i mocianesi, sì. Quindi a 12 partite giocate e potenzialmente potrebbe raggiungere il secondo posto. Diciamo che ha avuto un ottimo campionato, per tante domeniche è stata prima in classifica e soprattutto senza subire gol. Dopo c'è stato lo spartiacque, la partita contro il Cerchiara, che ha messo in evidenza alcune problematiche della squadra, che poi comunque devo dire che ha ripreso un buon ritmo e lo dimostrano, diciamo, i risultati finali prima dello stop. L'Adranus è una società nuova, il presidente Prevani è ambizioso ma con i piedi per terra, hanno composto una squadra con giocatori di esperienza provenienti anche da altre categorie superiori e comunque diciamo ci credono, vogliono portare alto il nome di altri anche in terza categoria e comunque a mio avviso hanno delle ottime possibilità di promozione, anche perché, come diceva prima anche il mister, diceva anche tu Angio, quest'anno le regole sono un po' cambiate, ci saranno più promozioni dalla terza alla seconda. Sul mercato per adesso non hanno fatto alcun movimento, però valuteranno se muoversi in questi ultimi giorni di mercato. Vittorio, come si può spiegare un po' questa, non dico metamorfosi, ma queste problematiche che ha trovato l'Adranus, che sembrava una squadra avviata verso una striscia infinita di vittorie consecutive? Vabbè, diciamo che sono tornati umani, perché nelle prime partite sembrava una squadra ingiocabile, 7-0, 8-0. Dopo sono tornati nella normalità, un'ottima squadra secondo me, la più attrezzata almeno di quelle che abbiamo incontrato. Adesso dobbiamo ancora affrontare Cerchiara e Atletico, però di quelle che ho visto mi sembra la più attrezzata. Loro ci hanno fatto tanti complimenti dopo lo scontro diretto, io li faccio a loro, perché è una squadra con elementi, seppur un po' avanti con gli anni, ma di altra categoria, difficilissimo fargli gol, sono molto molto forti nel pacchetto arretrato, ben messi in campo, squadra organizzata. Quella contro di noi secondo me è stata una partita che si poteva vedere benissimo almeno in seconda categoria come livello di gioco. Complimenti, come dire l'Adranus che siamo sicuri già col recupero, ma si riprenderà e tornerà a essere una delle assolute protagoniste della terza. Prima della fascia pubblicitaria voglio parlare della Tossicia, altra squadra importante che ha subito una partenza molto molto ritardata. Diceva il DS 14 agosto, erano ancora in alto mare, adesso Luca ci dirà anche sviluppi di mercato per il Tossicia. 7,5 il voto, girone d'andata al di sopra delle aspettative, ottimo lavoro di mister Di Giulio. Sì, il Tossicia è una buona squadra, ha fatto 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, però diciamo che per come era stata la partenza sono ottimi 26 punti, un ottimo risultato. Addirittura il mister Di Giulio è stato contattato il 20 di agosto, quindi sono partiti molto in ritardo, erano pochi giocatori all'inizio, poi comunque si è creato un bel entusiasmo attorno ai ragazzi, i risultati hanno, diciamo, iniziato a prendere forma. Devo dire che mi diceva il mister che anche in questo periodo di pandemia sono sempre 20 ragazzi che si vanno ad allenare al campo, il gruppo è molto forte, sono tutti ragazzi che sono amici tra di loro e si è creato un grande attaccamento. Prima tu parlavi del mercato, Angelo, loro sono rinforzati abbastanza,
in quanto hanno preso dal Montaurei Gianluca Di Tizio e Davide Di Donato Antonio, che diciamo che è un giocatore che il mister ha avuto in precedenza e che secondo lui potrà fargli fare il salto di qualità. In più hanno preso Davide Valentini dal Castelli. Stanno guardando per fare un ulteriore, anche se comunque il mister mi diceva che sono tutti i ragazzi che stanno giocando di meno, nessuno di loro vuole andare via. Quindi La cosa più un grande esempio importante. di attaccamento e di legame tra di loro e di Un attaccamento buon tra clima a loro social. Tossicia, che è la premessa per fare bene. Mister, li vedi come un possibile, insomma, un possibile squadra che può rientrare, insomma. Allora, io è una squadra al quale avrei dato un voto anche più alto proprio perché rappresentano una vera e propria rivelazione. Secondo me questa è la dimostrazione che quando comunque si ha un allenatore di livello, Mister Di Giulio, che ha esperienza anche in altre categorie, abituato a gestire anche situazioni più Complicate. importanti, quindi secondo me è questo che fa la differenza, il fatto che lo dimostra che durante questo periodo si allenano comunque numerosi e perché è riuscito a creare il giusto clima. Sono una squadra rivelazione, sicuramente io per quello che ho visto nelle poche volte che me li sono trovati davanti, non credo che possano rientrare nella corsa playoff, però nel calcio tutto è possibile. Ci fermiamo solo qualche istante, tra poco seconda parte di Goleada, terza categoria i Raggi X stasera. Di nuovo in onda, seconda parte di Goleada. Stasera parliamo di terza categoria in compagnia di mister Vittorio Cornacchia dell'Athletic Tortoreto e di Luca Salini in collegamento con noi, che cura, come sta facendo benissimo, egregiamente, da qualche settimana, i pagelloni di metà stagione, anche se in realtà la terza conclude l'andata tra 2 giornate. Adesso andiamo a sviscerare le altre squadre, la seconda parte, le ultime 10. Dobbiamo essere un pochino più veloci perché poi abbiamo un'ultima parte dedicata al mister Cornacchia. Partiamo dalla Nuova Toranese Calcio, voto 6,5. Dopo una partenza negativa, la squadra si è risollevata. Giudizio quindi più che sufficiente. Luca. Sì, Angelo, una squadra molto giovane, sono 16 ragazzi, di cui 10 di Torano, e sono tutti fra il 2000 e il 2003, e vengono tutti comunque dall'ex scuola settore giovanile del Nereto. E una caratteristica, mi ha colpito una cosa della Nuova Toranese, Angelo, che hanno giocato contro le prime 6 in classifica ed hanno perso con tutte e 6, mentre invece con le squadre dopo di loro, le altre 7 hanno ottenuto 7 vittorie. Quindi una squadra che non ha mai pareggiato, che comunque il loro obiettivo è quello di arrivare subito dopo la zona playoff, ma non hanno obiettivi particolarmente ambiziosi, non quello di finire intorno alla sesta, settima posizione. Hanno preso 2 giocatori sul mercato, Iozzi Mattia e Tarquini Antonio, e Tarquini Alessio. La prima delle umane, possiamo dire, il campionato delle squadre che probabilmente non ambiscono al salto di categoria, come anche il Tossicia, a dire il vero. Mister, Nuova Toranese, squadra vibratiana che sicuramente conoscerai. Sì, squadra molto giovane, probabilmente ha perso qualcosa rispetto a un paio di stagioni fa, però nonostante un inizio non particolarmente brillante, dopo si sono ripresi bene e magari hanno qualche difficoltà quando incontrano quelle che possiamo Eh definire le sì, big, però con le altre riescono sempre a dire la si loro. fanno rispettare alla grande, complimenti alla Nuova Toranese. Scendiamo ancora su Ficenza però, Rocca Santa Maria, voto 6, la squadra notevole potenziale, ci si aspettava di più. Io ricordo all'inizio dell'anno, anche nella trasmissione dedicata a Rocca Santa Maria, che volava altissimo in classifica, aveva fatto un inizio spumeggiante, non so se dipendeva anche dal calendario oppure è stata anche c'è stato un cambio. Ecco, Luca, il tuo giudizio? Sì, diciamo che è una stagione un po' travagliata,
C'è stato il cambio di allenatore, Allenatore, sì. Alessandro Vanni è stato sostituito da Simone Di Giovanni. La squadra, a mio avviso, potenzialmente doveva essere in posizioni di classifica più alte, però mi diceva il mister che ad allontanarli dalle alte posizioni di classifica sono stati diversi infortuni, che addirittura mi faceva notare che su 32 ragazzi molte volte andavano a giocare sabato e domenica con i giocatori contati. Quindi hanno avuto queste problematiche che comunque hanno riguardato un po' tutte le società, diciamo. E loro puntano a rientrare in zona playoff, anche se avendo 17 l'impresa è ardua, e comunque bisogna dire obiettivamente che le squadre prima di loro hanno dimostrato di avere qualcosa di più, sia come diciamo rosa che a livello di risultati. Hanno fatto due acquisti sul mercato, hanno preso Pierpaolo Ciapanna e in più hanno preso Luigi Di Carlo. Poi hanno perso qualche giocatore per motivi di lavoro. Mister, Vari giocatori, Rocca sì. Santa Maria, un po' la delusione rispetto a quelle che erano le attese di Premesso. inizio anno, sì, una squadra che comunque siamo abituati a vedere almeno in zona playoff, non so bene che problemi abbiano avuto, però il fatto che, come diceva Luca, che spesso vanno a giocare contati, può dare una spiegazione Non del credo abbiano perché ancora il campo di Rocca, giocano a eh Torricella. sì, loro ecco in progetto Sì. probabilmente per la prossima stagione, quindi forse anche questo alla lunga Beh, sì, era un'arma per loro non comunque il poter fattore giocare sul casa. proprio campo, probabilmente le distanze, quindi alla lunga questo poi dopo lo si può pagare. Ancora l'ultima sufficienza, Luca l'hai data la Poggese. Voto 6, il progetto inizia a dare i primi risultati positivi. Campionato sufficiente. Sì, diciamo che è una squadra che non aveva grossi obiettivi, anzi, forse non erano abituati a stare in queste posizioni abbastanza alte di classifica. Un campionato che ha abbastanza soddisfatto la società. Il loro obiettivo adesso è quello di crescere per puntare a risalire a salire di categoria nelle prossime stagioni. Hanno preso Di Cipriano Gianni dall'Atletico Teramo e non faranno altri acquisti sul mercato, comunque un campionato sufficiente. La Poggese, mi sa, l'avete affrontata, Sì. che Allora, puoi dire? io quando finì la partita contro di loro dissi ad alcuni dei loro giocatori che secondo me delle squadre diciamo della seconda metà erano forse una delle più forti. Loro erano un po' amareggiati perché in quel momento erano in fondo alla classifica e invece poi evidentemente Stata si una sono profezia la tua, è ricompattati. stata. Sì, ma si vedeva che era una squadra che aveva qualcosa in più. Una partita, noi vincemmo 4-1, ma fu sudata, ci cioè andammo in svantaggio. Bicami, il nostro portiere, parò un rigore. Fu una partita Giocata, giocata combattuta, assolutamente. combattuta. Allora andiamo adesso alle insufficienze. 5 sono mediocrità, quindi partiamo dal Castelli, voto 5, molto lontani dall'obiettivo iniziale, che secondo Luca erano i playoff. Sì. Sì, allora, sottolineo che il Castello a 14 punti è il secondo peggior attacco con 14 reti. Sì, un campionato abbastanza deludente, in quanto gli obiettivi erano proprio di puntare ai playoff. Evidente quindi che ci sono state delle difficoltà e ora si ritrovano molto lontani dall'obiettivo prefissato. Diciamo che la squadra si è rinforzata con l'acquisto di Fragassi, attaccante dalla Montaurei. Ora loro puntano a vincere più partite possibili, anche se non senza fare voli pindarici, in quanto realisticamente raggiungere i playoff è quasi impossibile. Sì, un po' è anche la libertà, no? Di poter giocare spensierati. Questo può essere anche con una squadra come, per una squadra come il Castelli, che forse a inizio anno aveva dei progetti più importanti. Io credo che comunque ora possa giocare davvero tranquilla, immagino. Sì, dopo lì devono essere bravi i ragazzi e soprattutto l'allenatore a Trovare motivarli, motivazione. esatto, perché quando parliamo di un Si può anche. campionato di terzo dove non ci sono le retrocessioni, si può tendere un po' a mollare, magari soprattutto gli ultimi 2 o 3 mesi.
Quindi sono più, diciamo, i pericoli negativi che quelli positivi di assenza di pressioni, ma crediamo che non sia il caso del Castelli, che ci tengono comunque tanto la dirigenza e tutta la realtà lì a fare il meglio possibile. Ancora 5, quindi scendiamo, ma in realtà ancora voto 5 alla Real Pineto. Si spera di migliorare la classifica con i nuovi innesti. Luca. Sì, diciamo che un campionato abbastanza mediocre. L'ultima partita hanno preso una bella imbarcata contro l'Atletic Tortoreto del mister Cornacchia. Ho saputo che hanno esonerato l'allenatore e molto probabilmente il nuovo mister sarà il presidente di Sant'Eventura. Quindi diciamo che hanno veramente rimescolato le carte, hanno fatto dei nuovi innesti, con cui sperano di risalire qualche posto in classifica, e comunque il loro obiettivo fondamentalmente è divertirsi e stare insieme, quindi loro non hanno l'assillo, diciamo, dei risultati. Mister, voi siete l'ultima squadra che ha giocato contro di loro, quindi hai un punto di vista privilegiato. Non è stata una grande partita da loro, oppure può anche darsi che voi li avete messi particolarmente in difficoltà. No, sinceramente non è stata neanche una grande partita nostra, è Un stata, aggravante per loro. sembrava la classica partita di fine anno, sembrava, loro erano contati, noi eravamo senza portiere, cioè era una partita Già veramente, c'erano i primi avvisagli del Covid. probabilmente sì, loro Già si vennero, se iniziava a non sbaglio respirare. erano 11 o 12, non ricordo, noi parecchie assenze, poi atteggiamento proprio Rilassato. rilassato. Quindi non è una partita, quella partita non può fare testo. No. Che comunque hanno fatto anche buone prestazioni, hanno fatto Sì, anche. mi hanno detto alcuni degli allenatori delle altre squadre che li hanno affrontati all'inizio, che nelle prime partite avevano un grande potenziale offensivo. Dopo non so, io quando li ho visti, insomma, contro di noi avevano grossi problemi, cioè, si vedeva che era una squadra pronta comunque a intervenire, sul mercato, infatti so che hanno cambiato 10 o 11 Sì, giocatori. una buona parte della squadra. Altro 5, Luca l'hai dato alla Virtus Castelnuovo. Obiettivo: migliorare l'attuale posizione di classifica. Sì, la Virtus Castelnuovo, Angelo, ha il peggior attacco del campionato con sole 13 reti subite. Diciamo che è una squadra caratterizzata da giocatori prettamente locali, quindi un contesto locale. Tanti ragazzi che avevano deciso di smettere di giocare, no, per motivi di lavoro o per motivi di età, e adesso sono una trentina di tesserati che comunque danno il massimo, danno l'anima e si impegnano per portare avanti con buoni risultati la squadra. Diciamo che forse ci si aspettava qualche risultato in più, tenendo conto anche della qualità della rosa, però il loro obiettivo è quello di migliorare la posizione attuale di classifica, e sul mercato per adesso non hanno fatto dei colpi. Mi ha detto il dirigente Micolucci che avrebbero dovuto decidere insieme all'allenatore se intervenire sul mercato o meno. E quindi faranno le opportune valutazioni. Tortoreto ci siete solo voi, a Castelnuovo, che non ha il bacino di Tortoreto, sono tantissime squadre, alcune anche in categorie più importanti. Quindi un plauso particolare ai ragazzi che mantengono viva la passione. Ecco, non sono credo tantissimi, ecco, i ragazzi da cui possono attingere, ma quello zoccolo duro comunque è presente. E continua, come diceva Luca, a tenere alto comunque il nome della squadra, ecco, la Virtus Castelnuovo, anche se è di giovane fondazione questa squadra. Bene, è comunque una buona squadra, secondo me ha il potenziale per fare qualche punto in più nel girone di ritorno, perché quando ci abbiamo giocato noi, io non ho visto una squadra che merita, insomma, 9 punti in classifica. Arrendevole. Allora, ancora 2-5, Luca 1 l'hai dato ai Mocianesi. Campionato sottotono fa ben sperare, ultimo trend positivo. Sì, Angelo, i mocianesi devono recuperare la partita contro la Granus, e hanno fatto 3 vittorie e 9 sconfitte. L'ultima partita hanno vinto contro il Rock Santa Maria. Diciamo che fa ben sperare il fatto che hanno vinto le ultime due partite,
consecutive. Adesso vedranno, insomma, cercheranno di risalire qualche punto in classifica, anche qualche posizione. Comunque un campionato, diciamo, nella norma, senza infamia e senza lode. Sì, soprattutto dopo due vittorie consecutive, tutto potevano augurarsi, tranne che una sosta così lunga, perché per una squadra come Sì, Mosanesi, ecco, vivere un infatti. momento positivo, potevano augurarsi di cavalcare l'onda, invece così non è stato, perché adesso si riparte assolutamente da zero. Sì, anche perché poi, tra l'altro, al di là delle due vittorie consecutive, loro avevano iniziato la partita con l'Adranus e al termine del primo tempo Esatto. stavano perdendo soltanto per 1-0, quindi comunque stavano facendo una grossa Stavano tenendo partita. a Poi viva anche quella partita lì, fu segno che sospesa per un malore dell'arbitro, quindi dovrà riprendere dal secondo tempo. dal punteggio di 1-0 per Adrano, segno che comunque quei progressi delle vittorie si stavano confermando anche nel difficilissimo scontro contro la squadra Atriana. Ultime tre squadre dell'otto, Cermignano, ultimo 5, Luca titolo in ripresa nelle ultime giornate, con due vittorie consecutive, quindi sembra un po' di rivedere lo stesso film visto per i mocianesi. Sì, Cermignano ha la peggior difesa del campionato con 45 reti subite. Diciamo che ai primi di novembre c'è stato il cambio di allenatore, mister Nicola Vallarol è stato esonerato e ha preso il suo posto Antonio Pettanice, che era il secondo di mister Vallarola. È una squadra caratterizzata da giovani soprattutto locali, che comunque ci tengono alla maglia, hanno ripreso ad allenarsi da una decina di giorni. Il loro obiettivo è diciamo, di fare nelle ultime proprio questioni di classifica. Loro non faranno acquisti sul mercato, anzi, diciamo, il giocatore forse più rappresentativo che avevano, Gabriele Annunziata, è stato ceduto. Quindi, le loro difficoltà, Angelo mi faceva notare il mister, che sono anche dipese dal fatto che hanno avuto dei problemi con il campo nel girone di andata. Quindi diciamo che hanno giocato le prime quattro partite fuori casa, adesso nel ritorno ne avranno sei in casa. E dicevo che non faranno acquisti, è un peccato che c'è stato questo lungo periodo di stop, in quanto stavano veramente giocando bene, iniziando ad ottenere i primi risultati. Comunque, per loro già aver abbandonato l'ultimo posto in classifica rappresenta un ottimo risultato. E cercheranno di far meglio nel girone di ritorno, che inizierà tra qualche domenica. Una battuta su Cermignano, mister. Mi ha sorpreso una cosa, che quando abbiamo fatto l'incontro con la federazione per parlare della ripartenza, la loro dirigenza era quella più entusiasta di ripartire. Quindi questo è un bel segnale, perché comunque è una squadra che ha avuto tutte quelle difficoltà, Certo. che si è trovata a lungo all'ultimo posto. Si potrebbe E pensare che sicuramente fa capire che c'è comunque dell'entusiasmo dopo le vittorie che hanno fatto, e questo è un sono fattore piccoli positivo. grandi segnali, hai fatto bene a riportarlo. Chiudiamo con due insufficienze, ma Luca sei stato buono, 4,5 in terza categoria, è giusto che sia così. Frondarola, l'aspetto aggregativo prima di tutto, non ci sono obiettivi, ma ci si aspettava qualcosa in più. Sì, diciamo che l'obiettivo del Frondarola, Angelo, è quello di mantenere in vita la società, che diciamo esiste dal 1969. Quindi loro non hanno obiettivi legati ai risultati e quindi non hanno l'assillo di raggiungere determinati standard. Loro mirano a trascorrere delle domeniche spensierate, stando insieme e divertendosi. Ovviamente, detto questo, forse dalla squadra, visti anche i nomi, ci si E anche perché ha aspettava fatto la qualcosina in prima, più. insomma, anche fino a qualche tempo fa. Sì, e comunque sottolineo che non faranno interventi sul mercato e che sono il secondo peggior attacco con 14 reti. Comunque loro, come ti dicevo, Angelo, l'aspetto aggregativo prima di tutto, il resto è secondario. Facciamo anche la Santo 89 e poi faccio chiudere al mister, 4,5 anche per la Santo 89, ottima partenza, poi il crollo a causa di tantissimi infortuni. Sì, la Sant'Egidio 89 è la seconda peggior difesa. Diciamo, Angelo, che loro veramente sono stati molto sfortunati. Le prime due partite hanno fatto 6 punti.
punti. Poi alla terza e quarta giornata hanno avuto degli infortuni gravissimi, tra cui anche il loro capitano, Ippoliti, e il nuovo Facciamo un capitano, grosso che bocca al lupo Orazzi, al capitano della Moretti, quindi Sant'89. hanno avuto degli infortuni gravi, tant'è che tanti ragazzi non hanno ancora ripreso a giocare. Quindi veramente una stagione sfortunata. Molto molto Sul travagliata, sì. mercato, sì, sul colpo di mercato hanno preso Mario Di Matteo, che è un difensore che è praticamente preso al favale e che potrebbe fargli fare il salto di qualità, e soprattutto mirano a recuperare gli infortuni del giro di andata, che veramente sono stati numerosissimi. Anche loro poi dall'89, quindi più di 30 anni di attività, davvero complimenti, come si diceva per il Frondarola, anche la Sant'89 è storia per il dilettantismo teramano. Chiudiamo con queste ultime due, che poi pare ultimo non fa piacere a nessuno, anche se non si retrocede, sono squadre che se la battaglieranno, le conosciamo. Per quanto riguarda il Frondarola, io faccio un discorso simile a quello che avevo fatto con la Poggese, cioè io a fine partita gli avevo fatto i complimenti perché contro di noi hanno fatto una grandissima partita e ci hanno messo davvero in difficoltà. Fino a 5 minuti alla fine eravamo 1-1, poi abbiamo vinto 3-1, abbiamo segnato due gol nel finale, ma è stata veramente una battaglia e non mi riesco a spiegare come abbiano soltanto 7 Quello punti. che è successo dopo. La Sant'89 era partita bene, purtroppo sommersa dai problemi, dagli infortuni e quando non hai una rosa ampissima perdi 3-4 pedine e poi succede questo. Eccola qui, 6 punti soltanto per il fanalino di coda, Sant'89. Io saluto e ringrazio davvero di cuore Luca Salini. Questa era l'ultima di una serie di puntate in cui, grazie al supporto, anche al lavoro certosino di Luca, siamo riusciti a dare un quadro completo dalla prima alla terza categoria, come meglio credo Luca non potevamo fare, quindi la grande parte del merito va a te. Grazie da parte mia, da parte anche di tutte le società di Super J, anche tutte le società che hai disturbato e sei andata a curiosare un po' ovunque in questi giorni. Quindi grazie davvero. È stato un piacere per me, una bellissima esperienza. Saluto anche il mister, gli rinnovo l'in bocca al lupo per la ripresa del campionato. Grazie Luca, grazie. Grazie ancora Luca, buona serata, a Buona presto. serata. Ciao, buona serata. Ciao. Ultimi minuti per il mister, non tantissimo, però abbiamo qualche foto, l'ho Sì. simulato anche perché il grosso l'avevamo già visto. Nella 2 anni fa, se non mi Sì. sbaglio, 2 anni fa è l'ultima volta in cui sei venuto a Goleada. Allora, qualche altro reperto l'abbiamo trovato. Qua, mister, sei sulla panchina del Mociano. Questo, Sì, riconosco Mociano, una delle magazziniere. esperienze più belle che ho avuto da allenatore, una piazza che mi ha dato tanto, anche se ci sono stato un anno solo, ma mi sono trovato veramente bene, ho lavorato come piace lavorare a me, e con i ragazzi un bellissimo rapporto, tuttora quando mi incontrano si vede che insomma c'è dell'affetto e C'è della stima. qualcuno Tanti che ha continuato e sta facendo il calciatore? di loro stanno con i mocianesi adesso. Bene, bene. Poi il lavoro fatto con i ragazzi è quello che ti porti più nel tempo. Qua invece siamo. Allora, questa Qua è la Cona, il campo è quello è della il Cona. campo della Cona, questa è una stagione che ricordo con grande piacere perché questo è stato l'ultimo anno del Tortoreto Calcio prima che poi fece la fusione con l'Albanova e diventò Alba Alba Tortoreto. Tortoreto. E io insomma tornai dall'esperienza di Sant'Omero per guidare la Juniores, che all'epoca era la prima squadra che c'era perché la prima squadra non era stata riscritta. E facemmo un campionato incredibile, arrivammo terzi in condizioni comunque eravamo contati, partimmo il primo giorno eravamo in 9 persone, facemmo un campionato veramente eccezionale, questo tanti di loro sono ancora con me adesso con Te li sei l'Athletic portati Tortoreto, nella te Tortoreto, li sì. conosci molto molto bene. E poi abbiamo, questa forse, non so se è la più, no, non credo la più antica, però No, no, è una no, no, no. foto un po' più, diciamo, rovinata da un punto di vista grafico, ma è l'ultima in ordine di tempo, perché questa è la panchina del Santomero, vero?
Sì, allora devo dire che è stata l'esperienza meno positiva nel complesso. Devo ammettere, non mi sono trovato benissimo, non con i ragazzi, perché anzi, con loro c'è comunque affetto, alcuni di loro gli continuo a sentire tutt'oggi. C'è anche chi sta ancora con me, con la foto c'è Federico Pedicone che gioca anche con me al CSI, peraltro. Però non c'erano le basi per lavorare come avrei voluto, insomma. Ah, anche queste esperienze Sì, fanno parte poi del poi mi ha bagaglio. permesso di tornare a Tortoreto, è ripartito la mia storia nel mio paese, quindi bene così. Ci diceva Luca, siamo ormai manca poco, poi passiamo ai saluti. Miglior attacco per la Tortoreto, dipende dalla mentalità del mister o dalle caratteristiche della squadra? Allora, quello è un dato che a me fa molto piacere sottolineare. Abbiamo fatto 52 gol in 13 partite, quindi abbiamo una media gol. Non so, fino a qualche tempo fa Quattro gol a partita. era la più alta dei campionati dilettantistici abruzzesi. Adesso non ho controllato più. Faremo una ricerca. Sì, mi fa molto piacere perché sicuramente nella mia mentalità insomma, è un numero che non mente, vuol dire che siamo comunque una squadra offensiva che gioca in un determinato modo e sono fortunato ad avere poi a disposizione dei giocatori di grande qualità tecnica. Noi Modulo? giochiamo 4-3-3, che è un po' il sistema di gioco che prediligo, però chiaramente bisogna sempre poi sapersi adattare a quello che si ha a disposizione. Per fortuna ho i giocatori per poterlo fare, noi giochiamo in quel modo. Grosso in bocca al lupo a Vittorio Cornacchia, Atletico Tortoreto, subito avete un trittico che ci dirà ancora di più che campionato sarà il vostro. L'augurio è quello che da mercoledì prossimo, come ho detto prima, torneremo davvero a parlare di calcio giocato, ma così ormai sarà perché siamo lanciatissimi. Quindi speriamo quest'anno di portare davvero a conclusione in maniera regolare tutti i campionati fino alla terza categoria. Ringrazio ancora Vittorio Cornacchia per essere stato con noi stasera ad analizzare e a parlare di tutte le squadre di terza. Grazie a te per Grazie. l'invito e spero che riusciremo a portare a termine questa stagione senza ulteriori intoppi. Esatto, questa è la cosa più importante. Saluto la regia di Gianluca Iezzoni, ringrazio Super J per lo spazio che ogni settimana dedica al calcio dilettantistico teramano. L'appuntamento con voi è a mercoledì prossimo, sempre con Goleada.